eccoci qua, tornati in diretta. Parliamo di uno dei problemi che attanaglia di più noi donne, no? Diciamocelo, perché è così. Perché quando noi vogliamo comprarci un fondotinta è sempre un problema azzeccare il colore. Allora si rischia, come faccio io, di avere a casa 2-3 tubetti iniziati perché nemmeno uno è buono. Lucia, dacci una mano, per favore. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ciao. Ciao. Ce la puoi dare una mano? Sì, come no, alla fine chiariremo il tutto. Ecco, va bene, allora sarà cominciamo dall'inizio, chiaro. Perché tu avevi anticipato che avresti parlato di fondotinta, allora io mi sono lanciata. Sì, infatti. Sì, oggi parliamo del make-up, quindi un argomento che secondo me è interessante, visto sì. che chi più, chi meno, ma tutte ci trucchiamo, no? Sì, ovvio. E direi che facciamo proprio bene, perché il trucco ci rende più belle, se ci vediamo più belle stiamo anche meglio con noi stesse, e pure con gli altri. Verissimo. Però, secondo me, occorre scegliere bene, ovviamente. Ecco. Soprattutto il fondotinta, che è il cosmetico che in assoluto può dare più problemi alla pelle. E nei fondotinta tradizionali ci sono alcuni ingredienti che si trovano ai primi posti dell'INCI, e quindi questo significa che, visto che mi avevi detto che ti dovevo interrogare, sono in ordine a seconda della quantità. I primi hanno, esatto. Sono presenti in maggiore quantità, gli ultimi poi a scalare. Ok. Benissimo, benissimo. Questi ingredienti sono i siliconi. Che non fanno bene. No, assolutamente. Disciolti nei siliconi poi ci sono i pigmenti, poi i conservanti, eccetera, eccetera. I problemi legati ai siliconi sono molti, l'ho già detto, ma lo ripeto molto volentieri, perché i siliconi non sono biodegradabili e quindi si accumulano nell'ambiente, non hanno proprietà cosmetiche, quindi non sono idratanti, non sono nutrienti, non sono emollienti, ma vengono inseriti nel fondotinta perché lo rendono più facile da spalmare, danno quella sensazione di setosità, migliorano anche la texture del prodotto. Però il problema più grande è legato all'allargamento dei pori della pelle. L'uso infatti prolungato di cosmetici siliconici sul viso provocano l'allargamento dei pori, e questi, una volta che si sono dilatati, non regrediscono più e quindi ce li teniamo e non sono tanto tanto belli da vedere. E altro inestetismo legato ai fondotinta siliconici è dato dalle pellicine che si vengono a formare soprattutto nella zona T e attorno al naso. Anche questo altro inestetismo poco piacevole. L'alternativa però ai fondotinta siliconici c'è, ed è data dai fondotinta fluidi ecobio e dai fondotinta minerali. Allora, i fondotinta fluidi ecobio sono assolutamente privi di siliconi, e al loro posto vengono utilizzati oli e cere vegetali, e spesso questi sono certificati bio, quindi sono biologici. Ora, se gli oli sono ai primi posti dell'INCI, quel fondotinta sarà in linea di massima più indicato per le pelli secche. Se ci sono invece derivati vegetali o comunque degli ingredienti più leggeri, sarà un fondotinta indicato più per le pelli miste o grasse. Però anche qui è tutto molto soggettivo, poi dipende anche dalla marca che uno sceglie. E poi abbiamo il fondotinta minerale, quello che io preferisco in assoluto, è il migliore secondo me. E questo è un fondotinta che è composto unicamente da polveri minerali di vario tipo, come l'ossido di zinco, la mica, il caolino, eccetera, eccetera. E queste sono ottenute dalla polverizzazione di pietre e terre minerali. È un fondotinta molto leggero, è naturale, è molto versatile, è ben tollerato anche da chi ha la pelle sensibile, poi è molto facile da applicare. È perfetto per chi ha la pelle grassa con acne, ma potrebbe non essere indicato per chi ha la pelle troppo secca. Vero però è che questa polvere la si può miscelare al momento con una crema idratante, e quindi il problema è presto risolto. Ora andiamo subito a come scegliere il colore del fondotinta. E questo non è facile, perché di solito uno lo prova sul dorso della mano, perché no, è il punto classico, sì. Però non è proprio verosimile. No, ma è che per trovare il colore più adatto per la nostra pelle bisogna tenere in considerazione due fattori: il colore o sottotono e la tonalità.
Allora, il sottotono può essere rosato, neutro o dorato. E da cosa lo riconosciamo? Lo riconosciamo guardando le vene nel braccio. Cioè, se guardiamo sull'avambraccio, se le vene sono blu, avremo un sottotono rosato. Se sono verdi, dorato. Se sono tra il verde e il blu, un colore un po' indefinito, avremo sicuramente un sottotono neutro. Guarda, io sto sul neutro, allora. Ecco. Guardavo intanto, no? In tempo reale io faccio. Vai, continua. E poi la tonalità, che può essere chiarissima, che è tipica delle pelli nordiche, come Nicole Kidman per intenderci. Chiara, che invece è tipica delle bionde o delle castane molto, molto chiare. Media, che è quella pelle, le tipiche pelli che si abbronzano facilmente. E poi quella scura, tipo Jennifer Lopez, Jessica Alba, queste che hanno una pelle che sembrano sempre abbronzate. È proprio mediterranea. Esatto. Il tipo mediterraneo. Proprio, esatto. E quindi ecco, in base a questi due noi possiamo scegliere il fondotinta minerale più adatto a noi. Poi vero è che lo possiamo miscelare al momento, quindi potremmo trovare il nostro colore ideale. E poi dopo il fondotinta ci sarebbe da mettere la cipria, vabbè, ma poi non ci addentriamo troppo, magari ne parliamo la prossima volta. Ma sì, dai, fermiamoci qui, direi che ci siamo. Okay. Intanto abbiamo fatto la prima lezione sul fondotinta, ci hai dato anche delle belle indicazioni, abbiamo scoperto tutti qualcosa in più. E la prossima volta parliamo della cipria oppure sospendiamo il discorso viso, che facciamo? Non ci so. Pensi. Vediamo. Ci pensi e ce lo anticipi sui social, come sempre. Va bene? Va bene. Poi io condivido, eccetera, eccetera. Ok, perfetto. Grazie. Lucia, allora ci sentiamo martedì prossimo. Esatto, ci sentiamo martedì prossimo. Ciao cara. Grazie, ciao. Ciao ciao.